Ciao Edoardo, come stai? Bene, tu? Noi siamo bene, grazie. Ci ritroviamo da Abilmente 2015. Cosa stai creando? Sto creando l'ultima novità, appunto 2015. È una proposta nuova e a grande richiesta. Ho ideato questo tutorial. E, normalmente la faccio a sospensione, l'angelo. E ho voluto proporlo come quadro appunto perché potesse essere appeso e dar maggiore importanza all'oggetto. Bene, quindi questi che vediamo qui sono tutti tutorial kit da fare a casa? Esatto, uno può anche alle prime armi di iniziare a fare un progetto o comunque realizzare una cosa che richiede della tecnica e anche ore di studio. Questa volta cosa ha ispirato il tuo stand? Questa volta mi sono ispirato all'epoca imperiale degli zar e come sempre do un tema appunto perché credo che sia giusto portare un po' di cultura anche nel fai da te e si è sviluppato il tema dell'inverno con tutte le sue declinazioni. E sono stati sviluppati dei lampadari bidimensionali con varie tecniche. Il colore predominante è il bianco abbinato all'oro, all'argento, al grigio, al beige. Sono state utilizzate come materiale principale lattine di vario tipo, da bibita e da alimento, e ecco pelliccia. Questa volta ti faccio una domanda che l'altra volta non ti avevo fatto. Ci racconti che cosa vedi? Noi pensiamo che tu vedi in maniera diversa rispetto a noi. Cos'è che vedi? Quello che vedete. Per noi è una lattina. Tu invece cosa ci vedi dietro quella lattina? Ci vedo un mondo che di notte si costruisce e si distrugge allo stesso momento. È infatti molto difficile per me ideare e progettare dei progetti perché le idee si intersecano tra loro, quindi è molto difficile appunto captare l'oggetto finito. Bene, grazie. Erika, tu hai altre domande? Direi che sei stato più che esaustivo nelle tue risposte. Ti ringraziamo tantissimo per la disponibilità. E ancora complimenti. Grazie a voi. Alla prossima.